Vai ragazzi, andiamo subito con un altro gameplay di PES qui per la scalata in divisione 1. E io vorrei fare un'altra vittoria perché mi servono punti, ahi. Servono 14 punti per andare in divisione 6. Io ne ho 9. Altre due vittorie quindi. Vabbè. Ho due vittorie, ho una vittoria e un pareggio. Vabbè. 9, 10, 11, 12, 13. No, una vittoria e due pareggi perché sono a 9 punti. Se non sbaglio, se ho visto bene. Vabbè, comunque, ogni partita pensiamo a vincerla. Così almeno andiamo più fluidi e in grande stile. Vai, vediamo un po' se riesco. Se riesco, ragazzi, ad andare in divisione 6 o almeno a fare la mia permanenza qui in divisione 7 e poi la prossima ci riprovo, insomma. Comunque, dai, cerchiamo di salire in divisione 6. Dai, su, Brado. Dai, che voglio salire in D6. Ho voglia di divisione 6, ragazzi. Eh sì. Mi trovi l'avversario, magari. Se mi trovi l'avversario, posso vincere, perdere o pareggiare. Comunque, se non mi trovi l'avversario, non vinco né pareggio né perdo, non faccio nulla, quindi sto perdendo solo tempo e non mi piace. Quindi muoviamoci. Ai ai ai, 5-23 questo. Vabbè, 5-23 comunque. Vediamo, vediamo. Allora, gioco in casa io. Io ragazzi, rimetto il mio. Vabbè, mettiamo San Siro questa volta, va. Mettiamo San Siro schema di gioco. Ho visto che ha Modric anche lui. Ai ai ai, Messi come unica punta. E niente, allora la mia formazione è questa, un TS84 questo con Vidal. Vidal lo vorrei anch'io come giocatore, vabbè. Ecco, Jerome Boateng, Maremma Maiala. No, ha messo Danilo. Vabbè. Ai ai ai, Akan. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Se avete sentito qualcuno o qualcuna parlare, la mia ragazza mi è sembrato che sentivano delle voci, quindi ok, vediamo un po', va, come va questa partita. Io voglio fare questi 3 punti perché ho perso 2 partite di fila. Ho avuto 2 sconfitte consecutive, ok? E quindi adesso voglio recuperare queste sconfitte. Perché vorrei andare in divisione 6, se qualcuno me lo concede. Vai, Bradone, vai. Vediamo un po' come va questa partita. Gioco in casa io. Gioco in casa io. Ecco qui la Cibrado, Litfiba Team ragazzi, il rock anche in campo, ecco qua. Ho perso subito palla, ho perso palla subito subito, veloce veloce. Ai ai ai, grande Neuer si è superato qui, si è superato ragazzi. Ullala, Robben ce la fa? Ce la fa Robben? Lì c'è Boateng. Lo vorrei io come difensore. Lo vorrei io. Magari mi spunta fuori Boateng. Datemi Boateng. Non mi negate Boateng, lo voglio, lo voglio. Altro calcio d'angolo. Vabbè, comunque non è che mi spaventa chi ha Boateng, il ragazzo, perché poi arriva Sissoko, capito ragazzi? E comunque sfiora il palo. Arriva Sissoko dal nulla, come se non ci fosse un domani, eh. La cosa che mi preoccupa è che questo qui Akan in porta è anche di livello ben alto, quindi è fuori gioco. Ma che non lo vedi che è fuori gioco? Era fuori gioco, Cinci, dai. Non fare così che magari dici che non era fuori gioco, eh. Vai Neymar. Agganci Neymar e non aggancia perché non arriva proprio, quindi. Ullala! Che golazzo ragazzi! Vai, così bisogna giocare così. Tutto di prima, al volo bisogna tirare. E questo qui ha difensori che non scherzano, eh. Jerome Boateng lo vorrei anch'io, ma mi uscirà prima o poi? Non lo so. Non lo so ragazzi se riuscirò a beccarlo, eh. Magari. Era fallo, non l'ho visto bene. Vabbè. Fa nulla, fa nulla, fa niente. Tanto si sa che Konami non fischia. Non ce la fa a fischiare. Il fischietto se l'è ingoiato l'arbitro, eh.
Ecco, dai, vai Neuer, grande Neuer. Guardate che rinvio, guardate che rinvio, ragazzi. E là, tranquillo, niente, eh. Tranquillo, no. Aia. Vabbè. Sembrava fuorigioco, io non, sinceramente, ragazzi, non ci ho capito proprio niente, vabbè. Comunque, va bene così, dai, non c'è problema, non c'è problema. 1-1, palla al centro e tutto da rifare. Tutto da rifare, Maremma Maiara. Qui fanno i gol più assurdi, io mi devo inventare le manovre, quelle brade. No, vabbè. Potevo aspettare che la palla magari tornava giù, tirava ed era gol, no, vabbè. Fa niente, fa niente. Oramai è andata, l'azione è fatta. Inutile pensare, potevo far quello e potevo far questo. Pensiamo a rifare un'azione devastante, va. Vedo che il ragazzo però mi lascia un po' troppo scoperto CR7, eh. Non so se è una mia impressione o ancora se ne accorge, magari, vabbè. E anche Robben qui, ragazzi, c'è anche Robben. Ullala! Che azione, ragazzi! Che progressione di Robben! Vabbè, questo qui poi recupera tutto, tornano i giocatori indietro, avanti, indietro, avanti. Non stiamo giocando a biliardino, eh! Ma no, dov'è il fuorigioco? Che è? CR7 è un fuorigioco? Ah no, va bene, Marley. Era fuori gioco, era fuori gioco. Ok. Ecco, si disinteressa il mio difensore. Come succede quasi molto spesso. Eccolo qui. E lo inculo sempre allo stesso modo, ragazzi, eh. Non capisce che deve coprire i CR7, vabbè. E lì è fallo però, dai, fischia. E uno, e due, e tre. Mettiamo Neymar, punizione, gol Lenji. Vabbè, Yakan non importa, eh. Un fallo su 1000 lo fischia, eh. Uno su 1000 ce la fa, com'è? A fischiarlo, intendo. Robben, non ho capito cosa è successo. Ah, ok. Non avevo ben capito cosa stava succedendo perché non riuscivo a guidare i giocatori, insomma, a controllare il giocatore. Non avevo capito cosa era successo, comunque, poi, vabbè. Ai ai ai. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, questi qui attaccano. No, grande Neuer che arriva lì con il suo manone gigantesco. Arriva in grande stile, ok. E la calma. Ok, Neuer, va bene così. Va bene così. Vediamo un po' se Robben qui riesce. Eh no. Non riesce ad andare via. Non riesce, ragazzi. Purtroppo Neuer non riesce. Che primo tempo, ragazzi. Che primo tempo. Io direi che è stato un primo tempo veramente di alto livello, poi non so magari voi come la pensate, ma è stato un primo tempo che non vi siete annoiati, insomma. Non mi dite che vi siete annoiati perché non ci credo. Ullala! Le azioni di Brado. E lì
CR7 giù. Eh no, non si fischia, eh. Beh. Non si fischia, no, e non puoi fischiare, certo. Ah, primo tempo, vediamo un po'. Vediamo un po' le statistiche di questo primo tempo. Ha tirato più in porta lui, vabbè. Comunque non vi siete annoiati, non vi siete annoiati perché è stato un primo tempo sempre con grandi ritmi. Adesso vediamo un po' nel secondo tempo di continuare con questi ritmi qui perché ho tirato di meno in porta, però ho avuto delle belle occasioni, insomma. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Cosa deve fare questo? Cosa deve fare? Vediamo cosa sta facendo sto fenomeno. Sono curioso di vedere cosa sta facendo, ragazzi, perché... Ah, ok, il TS si alza, ma... Aia! Cazzo lì, Müller a livello 50 ce l'ha. Quello come tira segna, vabbè. Sta facendo ancora qualche sostituzione, non si capisce. Eh sì, sta facendo ancora qualche sostituzione. Ha tolto Messi. Ha messo anche Bale, Maremma. Sta facendo ancora. Ah, mette Messi lì. Vabbè, io per il momento sono pronto. Non so lui cosa vuol fare. E ora sarà una partita ancora più, credo, aggressiva, ragazzi. Credo che ora sarà ancora più aggressiva del primo tempo perché anche lui ha messo rinforzi, ha messo, eh sì. Maremma, non ho fatto in tempo lì, vabbè. Questo qui come tira segna, è anche di livello 50, ragazzi. Si può far nulla. Vabbè, dai, devo cercare di accontentarmi a restare in D7. Beh, che ancora... no, 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 no. Qui fischi, cazzo, E qui lo cacci pure il giocatore, Qui lo butti anche fuori, eh. Sì, giallo, vabbè. Andavo in porta lì con Neymar, vabbè, lasciamo stare, dai. Lasciamo stare. Posto così, vai Neuer, vai Neuer. Almeno voglio pareggiarla questa partita, non voglio sapere nulla. Almeno è da pareggio, mi dispiace, ma... Solo che Müller al livello 50 mi preoccupa, mi preoccupa. Robben che si ripiazza sempre più in difesa. E poi non ho chi mi scatta in attacco. Deve recuperare posizione, vabbè. Un altro calcio d'angolo e basta, dai. Basta, su. Un altro calcio d'angolo, storto. Ottimo così. Vai CR7, sì, vabbè, ma Robben, cosa... Cioè, ma scatta in avanti! Vabbè, ci ho capito che niente, ragazzi, ok. Qui si rischia anche di retrocedere, eh. Se non faccio almeno 11 punti per restare in D7. Guardate qui, ragazzi, guardate qui. Non so se mettere Messi e Suarez, il pistolero magari, a fargli portare un po' CR7, Neymar e compagnia bella.
Ah, ok, chi è per terra e non fischia il fallo l'arbitro? CR7, giusto? Lo fischi? È rigore? Cos'è qui? Ah, è rigore, ok. Allora, vediamo un po'. Dai, fuori Iniesta, dentro Modric. Non lo so. È rigore sì, ragazzi. È rigore per forza. Dai, vediamo un po'. Cosa sta facendo questo? Cosa si deve inventare ora? Io non ho capito cosa deve fare questo, sinceramente, ragazzi. Non l'ho capito. Mi vuole sconcentrare qualcosa, non so. Ma calmi in porta, bisogna stare attenti. Vai, lo spiazzo totale, vai. Vai, falla girare lì per Robben. Boateng, ragazzi, una potenza. Se mi esce anche a me. Sarà titolare fisso Jerome Boateng. Vai, no, no, attenzione, altro angolo. Maremma, Maremma, ragazzi. Ok, Neuer, vai. Spazzala. E c'è Robben che come sempre deve recuperare la posizione perché era sempre in difesa. Cosa fa questo? Passa dietro. Passa al portiere, vabbè. Ottimo così, vai. Vai. No, CR7 lì si infiltrava. Si infiltrava per CR7 lì. Ok, cosa deve fare questo? Non ho ben capito. Vabbè, pugni, calci, giochiamo a wrestling, a UFC, a cosa vogliamo giocare? CR7 lì che purtroppo non arriva. Ecco lì che mi bloccano sempre, ragazzi, mi bloccano sempre. Io non blocco lui però, io non blocco lui. Ulala! Vabbè. Ho visto che Sissoko non poteva arrivare fino in porta, purtroppo. Sentivo il fiato sul collo, quindi, dell'avversario. Ottimo, così. Ullala, ragazzi, che bel passaggio che ho fatto con Neymar. Neuer lì stava per fare la stronzata, non so se avete visto. Vabbè, vabbè, non ci credo, ragazzi. Non ci credo a quello che ho visto. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare. Lasciamo stare a quello che ho visto, eh. È fallo? È fallo questo? Lasciamo stare a quello che ho visto, ho subito anche gol. No, caricato troppo. Sapevo io. Dai! Ma che cazzo però! No, vabbè, dai ragazzi, meritavo il pareggio qui, meritavo il pareggio. Vabbè. Avrei meritato il pareggio almeno qui, dai, ho subito un gol che ha saltato tutto. No, vabbè, lasciamo. No, basta, basta, ragazzi, non è fattibile così.
meritavo anche di vincere questa partita. Vabbè, lasciamo stare, non voglio. Penso alla partita successiva. Vai, Neymar sale di livello anche. Ottimo così. Comunque, questo avversario non è più forte di me. Quindi, ho altre tre partite. E a quanti punti sono? 9. 9. Posso ancora farcela. Quindi, posso ancora farcela. E quindi, non si pone il problema. Aia, contratto scaduto a CR7. Il contratto è stato prolungato. Beh, almeno l'allenatore. Ai ai ai. Ah no, CR7 forse infortunato e Iniesta scaduto. Un attimo perché per la fretta non ho neanche letto, quindi vediamo un po'. Sicuramente infortunato CR7. Vabbè, una partita a novellino e si riprende, ok. A posto ragazzi, questo gameplay di PES si conclude qui, ci sentiamo per i prossimi gameplay. Un saluto a tutti al vostro Diabotech.